Amici sportivi, buonasera e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Ultimo Chilometro, la trasmissione che parla del ciclismo dilettantistico e professionistico. Questa sera la puntata sarà dedicata alla 14ª Memorial a Marco Pantani che si è svolto sabato scorso a Cesenatico ed ha visto la vittoria di Marco Zamparella a sorpresa davanti a Diego Ulissi. Ma prima di parlarvi della Memorial Pantani, non possiamo non parlarvi del campionato mondiale su strada che si sta svolgendo in questi giorni a Berger in Norvegia. Il campionato è iniziato domenica scorsa, 17, e si concluderà domenica prossima, 24. Ai mondiali di ciclismo, iniziati appunto domenica scorsa, l'Italia è subito protagonista grazie alle donne juniores. Elena Pirrone ed Alessia Vigilia, entrambe di Bolzano, hanno centrato la doppietta nella crono. Una coppia che non sorprende, dato che la Pirrone è fresca del titolo europeo e passerà professionista con l'Astana. Quindi, primo posto meritato. Mentre Alessia Vigilia a cronometro è vice campionessa nazionale dopo aver vinto il tricolore un anno fa. Applauso dunque alle ragazze mentre i ragazzi non conquistano il podio. Infatti negli under 23 Edoardo Affini si piazza ottavo e Paolo Baccio trentesimo nella crono vinta dal danese Mikkel Berg. La data da cerchiare in rosso sul calendario è sabato 23 con la prova Elite Uomini. Caccia alla maglia iridata di Peter Sagan, che è tra i favoriti, e andrà quindi a caccia del Tris. Tra gli altri favoriti troviamo Mikael Kwiatkowski, il padrone di casa Edward Boasson-Hagen, il velocista australiano Michael Matthews e i soliti belghi Philippe Gilbert e Greg Van Avermaet. Tra gli italiani, un occhio va a Trentin, uscito straripante dalla Vuelta, e Viviani, che in caso di arrivo in volata potrebbe essere un cliente scomodo. E nella prossima puntata di Ultimo Chilometro vedremo come saranno andati questi mondiali su strada. Ed ora passiamo al Giro d'Italia 2018 con l'ufficializzazione della partenza da Gerusalemme. Per la prima volta nella storia il Giro partirà fuori dai confini del vecchio continente. La corsa rosa scatterà con un cronometro individuale da Gerusalemme e proporrà tre tappe sul territorio israeliano. Nel ricordo di Gino Bartali, il cui nome è impresso sul muro d'onore del Giardino dei Giusti, della memoria Yad Vashem a Gerusalemme. Ed ora passiamo al trentesimo trofeo Rigoberto La Monica di Osimo, svoltosi il lunedì scorso e vinto da Andrea Tognatti, che è tornato a vestire i colori della Colpack, precedendo sulla linea bianca marchigiana il friulano Matteo Fabbro della Cycling Team Friuli. E il colombiano Cristian Javier Yustre Rodriguez della Pistoiese, dopo che nelle battute di congedo aveva provato ad allungare senza fortuna una Luca Raggio della Viris Maserati. Lasciamo gli Elite Under 23 e passiamo agli allievi, con il terzo posto di Davide D'Apporto della Cotignolese al 19° Memorial Luciano Pezzi. Gara vinta dall'umbro Alessio Pantalla della Foligno. Al secondo posto il campione regionale emiliano-romagnolo Davide Pinardi, portacolori della ciclistica Santerno-Fabbrimola. Ed ora passiamo al 14° Memorial Marco Pantani che si è svolto sabato scorso a Cesenatico. Siamo a Cesenatico dove va in scena il 14° Memorial Marco Pantani. La corsa, nata nel 2004 dopo la morte del pirata, vede al via 24 squadre professionistiche e atleti di primo piano, una gara con partenza e arrivo fissati a Cesenatico. I ciclisti passeranno di fronte a quella che fu la casa dello scalatore e ai due monumenti a lui dedicati. Qui vediamo le squadre presentate dallo speaker della manifestazione, Stefano Bertolotti. Ha conquistato un titolo di campione d'Europa su strada tra gli under 23, un corridore slovacco, quindi firma Kolar. Arriva anche il neozelandese Shane Archbold. In questo istante anche l'italiano Matteo Pelucchi, e questi, signori e signori, sono i portacolori della Bora Hansgrohe. Droni Giocattoli Sidermec, oggi si assegna il trofeo Sidermec, il primo a firmare Mattia Frapporti con il numero 8, è qui il vincitore dell'ultima edizione
del Memorial Marco Pantani, Francesco Gavazzi, quindi Egan Bernal, atleta colombiano in gara con il dorsale numero 5, abbiamo la firma anche Fausto Masnada, arrivano gli altri corridori della formazione particolarmente cara, Pino Buda, firma Ballerini, firma in questo istante con il numero 7 anche il colombiano Rodolfo Torres, procediamo quindi con il numero 4, quello di Marco Frapporti e quindi Mattia Cattaneo, e abbiamo completato la formazione dell'Androni Giocattoli Sidermec. Ragazzi, aspettate un attimo che arriva Pino Buda. Oggi viene assegnato, come abbiamo detto, il trofeo Sidermec. Oggi sarà una giornata particolarmente importante per i ragazzi dell'Androni Giocattoli Sidermec, la formazione che tra l'altro guida la classifica a squadre della Ciclismo Cup 2017. Ed eccoci con Patron Pino Buda che va a salutare ed incontrare tutti i ragazzi della propria formazione. L'applauso di Cesenatico per l'Androni Giocattoli Sidermec, la formazione che si è aggiudicata all'ultima edizione del Memorial Marco Pantani, la formazione che guida la classifica della Ciclismo Cup 2017. Albanese che è in gara con il dorsale numero 57, sta firmando in questo istante, quindi è ora il turno di Jacopo Mosca, arriva anche Busato che sarà seguito da un altro portacolori di questa rappresentativa che è Ilia Coscevoi, quindi Rodriguez firma in questo istante, arriva anche Yonder Godoy e poi Manuel Belletti che proprio a pochissimi passi da qua vinse una bella tappa al Giro d'Italia del 2010 e quindi Flores. Abbiamo completato quindi anche la formazione della Villar Triestina Sell Italia. Della Bahrain Merida alla firma del foglio di partenza in vista del via del Memorial Marco Pantani con il dorsale numero 12, Jolin Sausti firma in questo istante, quindi è il turno di David Per, arriva alla firma anche con il numero 14 Chun Feng, si procede con Toniatti, arrivano alla firma anche gli altri atleti, Marc Padun, Bonifazio, quindi Colbrelli, andiamo a completare questa formazione. Colbrelli quest'anno ha vinto la Bernocchia, ha vinto il Memorial Marco Pantani nel 2014 e intanto sta firmando anche Mein Wang. Signore e signori, Bahrain Merida con uno degli azzurri che tra poco più di una settimana, anzi tra una settimana, difenderanno i colori della nostra nazionale al campionato del mondo di Bergen. Sono i Colbrelli. Siamo qui con Colbrelli, vincitore nel 2014 e oggi di nuovo al Memorial Pantani. Sì, sono qua a disputare questa bella gara e oggi vorrei onorarla di nuovo al meglio come ho fatto nel 2014. E quindi ormai conosci il percorso, qual è la parte più difficile secondo te? Sì, conosco bene il percorso, è un percorso non semplice perché si disputerà tre volte questa salita, è davvero impegnativa e dove si farà molta differenza. E raccontaci un po' i tuoi progetti. Adesso sarà l'ultima gara questa per poi disputare domenica prossima il mondiale a Bergen. Ha firmato Josu Zabala, firma anche Eduard Prades, da sempre protagonista anche al Giro dell'Emilia, quindi ha firmato anche con il dorsale 113 a Lamburu, quindi con il 117 arriva Antonio Molina. La formazione spagnola schiera la partenza anche Chris Butler che firma in questo momento e poi con il dorsale 116 Jonathan Lastra che si è piazzato alla Coppa Agostoni pochi giorni fa. In questo istante con il dorsale 111 Risarri e ci sta raggiungendo anche il numero 113 Aramburo. Il Memorial Marco Pantani trofeo Sidermec è la decima prova della Ciclismo Cup 2017, la squadra vincitrice della classifica della Ciclismo Cup si guadagnerà poi il diritto a partecipare alla prossima edizione del Giro d'Italia e a guidare la classifica a squadre della Ciclismo Cup 2017. La partenza di questa prova troviamo l'Androni Giocattoli di Sidermec. Androni Giocattoli, la formazione russa della Gazprom Rosvelo è diretta da Paolo Rosola, stanno arrivando in questo istante gli atleti in maglia azzurra
di questa formazione, una delle 24 squadre che partecipano al Memorial Marco Pantani Trofeo Sidermec. Ed eccoci quindi con gli atleti della formazione russa, con l'ex campione del mondo degli under 23 Sergei Labutin, il numero 67, quindi arriva anche con il numero 68 Dmitry Kozunchuk, che prosegue con il numero 65 che è quello di Ivan Rovni. Procediamo con Ildar Arslanov, arrivano altri atleti della Gazprom Rusvelo, il numero 66 è quello di Alexander Foliforov, che ha vinto una tappa al Giro d'Italia 2 anni fa, la cronoscalata all'Alpe di Susi, quindi Artem Nik ha vinto anche un'edizione del Giro dell'Appennino. Questi sono gli atleti della Gazprom Rusvelo. Ecco gli atleti della D'Amico Utensil Nord, un'altra delle formazioni italiane al via del Memorial Marco Pantani. Federico Canuti è stato il primo a firmare, quindi Francesco Petrini, che è seguito da Angelo Vitiello. Altri atleti della squadra diretta dall'ex professionista Massimo Codol, squadra che schiera la partenza anche Pietro di Genova, quindi con il numero 185 Angelo Raffaele e con il numero 182 Ettore Carlini. D'Amico Utensil Nord. Azione del foglio firma, la squadra svizzera della Rotta Akros, sta firmando il dorsale 222, quello di Jonathan Fumò, quindi firma il 228 Talman, 224 per Lusker, quindi arriva la firma anche con il dorsale 221 Baifana, quindi con il 225 Antonio Rappo, quindi 226 per Rettiman. Andiamo a completare anche questa squadra con Lucas Jaun e con il dorsale 227 Stussi. Eccoci con gli atleti della Rot Akros Svizzera. Sergio Vega, procediamo con gli atleti di questa squadra con German Tivani, formazione diretta da Marco Milesi, che schiera la partenza del Memorial Marco Pantani, anche Donovan Gavila, e quindi si procede con il numero 195, quello di Siddikov, arriva alla firma anche Riccardo Cenghialta. Procediamo con gli atleti in maglia blu con il dorsale 194, quello di Simone Ravanelli, e andiamo a chiudere questa formazione con Abdelmariam e quindi con il numero 193 Marco Molteni. Questi sono i portacolori della Unieuro Trevigiani. Nella giornata del 30 di settembre e poi il 1 ottobre ancora due gare, la gara maschile e femminile del Gran Premio Bruno Beghelli. Eccoci con gli atleti che difendono i colori della Rally Cycling. Jess Anthony è il primo a firmare per questa squadra che arriva dagli Stati Uniti, il dorsale 237 era quello di Cossa. Eccoci quindi con gli altri atleti della formazione americana, 233 per Adam DeVos, quindi sta firmando in questo istante anche Emerson Oronte. Procediamo con gli atleti di questa formazione che schiera la partenza anche Colin Joyce, Rally Cycling dagli Stati Uniti. Il 53 è quello di Sergei Shilov, sta firmando in questo istante anche Mamiar Stasha, quindi con il numero 152 Artem Samolenkov, il dorsale 157 quello di Alexander Vdovin, con il 158 Sergei Vdovin, e quindi firma anche l'ex campione d'Europa della pista Dmitry Sokolov. Firma intanto con il dorsale 165 Emanuel Kiserlowski, primo a firmare per questa rappresentativa, quindi Bruno Maltar, arriva la firma anche il numero 162 Matteo Frankovic, 163 il numero di gara di David Iabuca, quindi firma anche con il numero 167
Davide Mucelli, e con il 168 Matteo Rabottini. Mucelli ha vinto un'edizione del Giro dell'Appennino. Ecco, c'è la firma con Rabottini, ci ha raggiunto anche Gian Lorenzo, che è il team manager di questa formazione, e l'applauso per i ragazzi della Meridiana Kamen, istante la nostra postazione. Vediamo anche i ragazzi della Bardiani CSF, ed è Mattia Sprizze che è il primo a firmare per quanto riguarda la formazione della Tirol Cycling, il dorsale 137, quindi è seguito da Schönberger con il numero 136, formazione che arriva dall'Austria, dal Tirolo. La prossima edizione dei campionati del mondo si disputeranno proprio ad Innsbruck. Il 134 è quello di Lindauer. Ci stanno raggiungendo anche, sta raggiungendo anche il resto della formazione della Tirol Cycling Team, il numero 138, quello di Maximilian Kühn, e vediamo già, e vediamo in foglio, in zona foglio firma, anche Clemens Frankhauser, che dovrebbe essere l'ultimo atleta a raggiungere il palco per quanto riguarda questa formazione. Allora, prima la foto, magari, dopodiché Frankhauser firmerà il foglio di partenza. L'applauso per la Tirol Cycling Team. CSF, la formazione diretta da Stefano Zanatta in questa edizione del Memorial Marco Pantani Trofeo Sidermec. Il primo a firmare con il dorsale numero 38 è Luca Wackermann. Procediamo quindi con gli atleti di questa squadra. Il numero 35 è quello di Lorenzo Rota, arriva la firma del foglio di partenza anche Simone Andraetta, quindi con il numero 31 albanese difenderà i colori della nazionale italiana per quanto riguarda il mondiale degli under 23. Con il numero 33 abbiamo ora alla firma Enrico Barbin, e chiudiamo questa prova, questa formazione, con Paolo Simion. Della Nippo Vini Fantini, una delle 24 formazioni al via del Memorial Marco Pantani, edizione 2017, il trofeo Sidermec. Eccoli alla firma, firma con il dorsale 45, canola una tappa al Giro d'Italia, ed eccoci intanto alla firma. Ha vinto, è stato tra l'altro il primo vincitore del Memorial Marco Pantani, ha vinto un Giro d'Italia, ha vinto grandi classiche, Damiano Cunego. E poi procediamo con gli altri atleti di questa rappresentativa che schiera la partenza. Berlato, quindi ha firmato anche l'ex campione d'Italia Santa Romita con il dorsale 44, il turno di Alessandro Bisolti, arriva alla firma il 47, quello di Riccardo Stacchiotti, e poi un romagnolo che arriva dalla provincia di Ravenna, Alan Marangoni. Signori e signori, questa è Nippo Vini Fantini. Formazione che arriva da Israele, sta raggiungendo la nostra postazione in questo istante. Il primo a firmare con il dorsale 106 è Scherurs, quindi arriva la firma anche il numero 108, quello di Einhorn. La formazione è diretta dall'ex professionista, dall'ex velocista Jan Kirsipu, quindi firma con il dorsale 102 Dan Craven, un corridore che arriva dalla Namibia, firma anche con il dorsale 103 Diaz, quindi con il 104 Goldstein, che è campione nazionale di Israele, arriva la firma il numero 105 l'estone Mikkel Raim, e quindi con il 107 ecco alla firma, dicevamo con gli orsali 107 Sessler. Questi sono i portacolori della Israel Cycling Academy, formazione che non è ancora in completo perché raggiunge ora la nostra postazione con il dorsale 101, l'atleta che si è classificato in seconda posizione due giorni fa alla Coppa Bernocchi, Guillaume Boivin dal Canada. Simone Ponzi è il primo a firmare in gara con il dorsale numero 91, arrivano gli altri atleti di questa squadra che è diretta da un ex professionista, da Gabriele Missaglia, firma Maleschi
l'atleta polacco, quindi con il numero 93 l'austriaco Felix Grosschachner, con il numero 96 il turno di Paluta, quindi arriva la firma anche il numero 94, quello di Jan Hirt, grande protagonista anche al Giro d'Italia, l'atleta che sta firmando in questo istante, e questi sono i portacolori della CCC Sprandi Polkovice. Arrivano anche i primi atleti che difendono i colori della nazionale italiana. Ha vinto grandi gare, ha vinto tappe al Giro d'Italia, ha vinto grandi classiche, ha vinto Giri dell'Emilia. Signori e signori, Diego Ulissi, vincitore del Memorial Marco Pantani nel 2015, è uno degli atleti della nazionale italiana, ma della nazionale italiana fa parte e arriva in questo istante la firma del foglio di partenza con il dorsale 127, il Barracuda di Cesenatico. L'applauso per Manuel Sandy. Allora si procede con altri atleti della nazionale italiana alla firma del foglio di partenza, un altro dei vincitori del Memorial Marco Pantani, campione olimpico dell'Omnium su pista, Elia Viviani. Procediamo quindi con gli altri atleti e l'ultima formazione che sta raggiungendo la postazione del foglio firma tra qualche istante. Un altro degli atleti in procinto di partecipare ai campionati del mondo su strada in programma la prossima settimana a Bergen, lui ha vinto, ha vestito anche la maglia rosa in carriera, Salvatore Puccio, e poi un corridore che ha vinto tappe al Giro, tappe al Tour, tappe alla Vuelta, Daniele Bennati in maglia della nazionale italiana. È il turno ora alla firma del dorsale 122, quello di Alberto Bettiol. Procediamo intanto con il dorsale 125, quello di Matteo Moschetti. Allora De Marchi ci raggiungerà tra qualche istante. L'applauso per la nazionale italiana. Un attimo anche ad Alessandro De Marchi della nazionale italiana, e con De Marchi sono 173 i partenti. Ciclisti alla partenza. I 174 atleti dovranno percorrere 189 km 800. Il percorso prevede due circuiti, uno di 35 km e 6 da percorrere tre volte, che attraverserà le frazioni di Cesena e si raggiungerà dopo 25 km dalla partenza. Qua ci saranno due scalate, sulla vetta della seconda sarà posto il Gran Premio della Montagna. Terminati i tre giri si ripartirà la volta di Cesenatico, dove ci sarà un secondo circuito di 5 km 3. Da percorrere quattro volte prima di immettersi nel breve tratto finale che porterà al traguardo di Piazza Marconi. Di altissimo livello, dovrebbe essere circa un minuto dalla partenza, meno di un minuto dalla partenza. Un minuto dalla partenza. La bandiera. Viene abbassata la bandierina a scacchi, si parte in questo istante il Memorial Marco Pantani, trofeo Silverman, edizione 2017. 173, i corridori al via, eccoli. Al passaggio invitiamo il pubblico a prestare la massima attenzione lungo il rettilineo, perché ora sono schierate tutte le autovetture delle squadre. Attenzione lungo il rettilineo perché... Marco Pantani si è subito presentato come grande scalatore fin dalla categoria juniores, e le gare con arrivo in salita avevano un pronostico facile, era sempre lui il favorito d'obbligo. Tra le sue vittorie più belle, quella della Forlì Monte Coronaro davanti a Claudio Della Vedova, ma il corridore di Cesenatico aveva un'altra caratteristica che lo distingueva da altri, oltre a quella di andare fortissimo in salita, non ha mai accusato il salto di categoria, continuando la sua ascesa che da allievo lo ha portato ai massimi livelli in campo internazionale, specialmente nelle gare a tappe. Dopo un anno di dilettantismo, e sempre in quel 1989, giunse terzo
al campionato regionale di prima e seconda serie a Pellegrino Parmense, alle spalle di Valotti e Fabio Laghi, e fa lì il titolo regionale dei seconda serie per poco. A 3 l'Emiliano Valotti ha lottato fianco a fianco con il romagnolo Laghi fino a 50 metri dal traguardo, poi ha avuto la meglio, mentre l'altro romagnolo Pantani non è riuscito ad impensierire i due rivali. Questo è l'ordine d'arrivo. Primo Mauro Valotti del gruppo sportivo SMEG Artoni di Guastalla, che compie i chilometri 160 in 3 ore 58 minuti e 15 secondi alla media di 40 e 29 metri. Al secondo posto Fabio Laghi della De Lorenzi di Forlì. Terzo Marco Pantani della Rinascita Coppa. Paparella si trova praticamente al comando dal chilometro 42, in testa da circa 120 km. Questo significa che mancano pochi istanti al passaggio. Vediamo infatti le prime staffette di inizio gara che annunciano il passaggio della testa della corsa. Quattro uomini al comando, due portacolori dell'Androni giocattoli, Cattaneo e Bernal. 1.35, un primo 35 secondi, quindi fa parte il corridore in testa anche di Pulizzi, e Pulizzi che veste la maglia azzurra, la maglia della nazionale italiana, lui che ha vinto questa gara nel 2015, e Marco Zapparella in porta al Lavoro e Vita Selle SMP. Ecco il passaggio, iniziano le tornate in 5 km per 110. Per il quartetto di testa attendiamo il passaggio della testa della corsa, attendiamo il passaggio dei quattro corridori al comando. Eccoli, l'applauso per i Battistrada, l'applauso del pubblico di Cesenatico per Cattaneo, Bernal, Pulizzi, Zapparella. Quattro giri al termine, gruppo che si sta avvicinando verso il passaggio al traguardo. Attenzione, quattro giri al termine, 21 km 200 metri invariata, 1.35, un primo 35 secondi con la Portuneo a fare l'andatura. 1.35, gruppo forte di una sessantina di unità, gruppo che era guidato dalle maglie bianche ancora della Portuneo a fare l'andatura. Il processo di informazione più precisa per quanto riguarda la composizione del drappello di testa, quantomeno in merito alla composizione numerica. Arrivano nelle prime posizioni anche gli atleti della Bardiani CSF, i compagni di squadra di Vincenzo Albanese, che sarà l'uomo di punta per quanto riguarda la nazionale degli Under 23 per il campionato del mondo di Bergen. Anche la Bardiani CSF arriva nelle prime posizioni del gruppo. La regia organizzativa è a cura del gruppo sportivo Emilia. Come abbiamo detto, questa è la decima prova della Challenge, è la decima prova della ciclismo caldo 2017. L'applauso per Bernal, Cattaneo, Ulissi, Zamparella, che transitano nell'ordine. 1.35, l'ultimo aggiornamento della situazione. Questa è fase di corsa. Ulissi è indubbiamente il corridore più veloce nel drappello di testa, ha già vinto il Memorial Marco Pantani. Ecco il gruppo, vediamo cosa accade nelle prime posizioni del plotone. Attenzione, arrivano anche i portacolori della Nippo. Gruppo a 1.39, 1 minuto 39 secondi ragazzi, 1 minuto 39 secondi. Maragoni che sta facendo l'andatura in questo drappello, del quale fa parte anche Agutin, che da Under 23 ha conquistato un titolo di campione del mondo. 5 km 300 metri, la lunghezza di un giro. No,
1 minuto e 30, l'ultimo aggiornamento della situazione, attendiamo il passaggio per il quartetto di testa che verrà esposto al cartello che indica due giri al termine, poco meno di poco più di 10 km alla conclusione. Ecco il passaggio, ecco il nuovo passaggio, 1 e 30, e Cantagna fa l'andatura su Bernardo Missi e Zaffarella. Il passaggio del gruppo 1.23, l'ultimo aggiornamento della situazione. Ecco il gruppo, due giri al termine, ancora Cunego, 1.23, 1 minuto 23 secondi, 1 minuto 23 secondi, il ritorno del gruppo. Dunque ricapitoliamo intanto altri passaggi, applauso di Cesenatico per i gruppetti che vanno a transitare in questo istante. Uno e 20, l'ultimo aggiornamento, attendiamo ancora il passaggio di Cattaneo, Bernal, Ulissi, Zamparella che stanno per iniziare l'ultimo giro. Transitano le autovetture della Micro Cycling, lo sapete della Sidi SLP. Poco più di 5 km al termine ed ecco il passaggio dei battistrada, l'applauso per Mattia Cattaneo, Egan Bernal, Diego Ulissi, Marco Zamparella, ultimo giro. È iniziato l'ultimo giro, l'ultimo aggiornamento della situazione, ci dava il gruppo inseguitore a un primo e 20 secondi, vediamo le staffette che annunciano il passaggio del gruppo, vediamo le staffette che annunciano il passaggio del gruppo, ormai a pochi istanti, 1.20, l'ultimo aggiornamento della situazione, intanto ecco il gruppo che transita a 1 minuto 14 secondi, 1 minuto 14 secondi, ancora più ne va a fare l'andatura, 1.14, 1 minuto 14 secondi. Intanto i quattro battistrada transitano al riferimento dei 2 km all'arrivo, il tutto rimane compatto, il drappello di testa, i quattro uomini al comando hanno già superato il cartello dei meno 2, anzi si stanno avvicinando all'ultimo chilometro, inizia l'ultimo giro che annunciano l'arrivo della testa della corsa, quattro uomini al comando, quattro soli battistrada. Giocato di Siderme, Mattia Cattaneo e Tegan Bernal con la maglia della nazionale italiana, Diego Ulissi riduce dalla bella vittoria del Gran Premio di Montreal e con la maglia della Amore Vita Selle SMP Marco Zamparella. Pochi istanti quindi alla conclusione, all'epilogo del Memorial Marco Pantani Trofeo Sidermec edizione 2017. È stata una giornata di grande ciclismo, una giornata di grande sport, una giornata incerta fino alla sua conclusione. Tra poco vedremo negli ultimi metri i quattro protagonisti di giornata. Ulissi in carriera ha vinto 6 tappe al Giro d'Italia, Bernal di recente ha vinto il Tour dell'Avenir, Cattaneo ha vinto nel corso di questa stagione, è lanciato lo sprint, c'è Ulissi già in testa, tenta di rinvenire Zamparella, Zamparella sembra essere il più veloce, esce Ulissi, esce Diego Ulissi, ancora Zamparella, 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 Ulissi, Bernal, Cattaneo, Marco Zamparella vince. L'arrivo del gruppo, eccoci con la volata per il quinto posto,
volata per la quinta posizione. Eccoci Colbrelli, Viviani, Gavazzi, Boaven, Ballerini a 44 secondi. Queste sono state le prime posizioni del gruppo che ha tagliato il traguardo a 44 secondi dal quartetto di testa. Arriva un altro rappello regolato da Torres, via via tutti gli altri atleti. Marco Zamparella vince il Memorial. Marco Zamparella, grande vittoria in volata a questo Memorial Pantani, sei soddisfatto? Sì, soddisfattissimo, dai, battere Ulissi in volata, abbiamo visto tutti cosa ha fatto a Montreal la scorsa settimana e veramente contento, poi dopo una corsa all'attacco come quella di oggi ha fatto una bella gara. Poi nel paese di Marco che si chiama come me, quindi contento doppio. E quindi come raccontaci un po' com'è andata questa gara appunto? Ma già sui primi sali e scendi ci siamo sganciati una decina di corridori, poi prima di andare a prendere l'ultima salita ci hanno cucito, penso gli uomini del Bahrain, e niente, ho voluto provare a giocare un po' da pazzo perché sono uscito con un altro ragazzo della Sud Tirol. Abbiamo fatto tutti e tre i giri, l'intento era di prendere l'ultima salita con almeno un minuto e mezzo, ci sono riuscito e ho attaccato poi sull'ultima. Mi è rientrato in cima Ulissi, Bernal e Cattaneo che sono andati a tutta fino all'arrivo, insomma. Inizia a aver paura quando Cassani ha smesso di far tirare Diego perché essendo l'uomo più veloce poi non tirava, ho detto cavolo, come facciamo a batterlo? L'unica possibilità era di che arrivasse un pochino più stanco di me, anche se era tutto il giorno che ero in fuga. Invece quando poi ho visto il cartello di 200, ho detto se parto ora è dura che recuperi, perché siamo arrivati veramente, veramente lanciati, insomma una volata di progressione mi si addice molto alle mie caratteristiche. Quest'anno è stato veramente un anno sfortunato perché ho avuto una lussazione neanche due mesi fa, ho recuperato a tutta per essere pronto allo Utah, aspettavamo un invito al Canada che non abbiamo avuto alla vigilia, erano tutti i percorsi adatti a me. Ho tenuto duro allenandomi fino al Tritico, che avevo già fatto terzo all'agosto del 2013. E insomma, mi hanno tamponato in discesa l'ultima volta, eravamo già rimasti una ventina davanti, mi sono dovuto fermare perché mi si è rotto il cambio. Oggi ho corso un po' da pazzo, però ripeto, non è la vittoria per me. Per me una cosa che mi fa comunque commuovere è che la sanno soltanto persone a me veramente vicino, che fino a domenica ero a fare il pizzaiolo dove abito io, questo per me non è il mio lavoro. Questa per me è una passione perché queste squadre è dura sopravvivere. Il mio direttore Frassi lo sa, la mia ragazza anche, i miei genitori. E fino al giorno prima di venire qua ero a lavorare. Spero che le persone che mi stanno vicino veramente mi diano una mano e soprattutto chi conta più di loro, il manager di altre squadre, il CT Davide Cassani con il quale un bellissimo rapporto, mi sono sentito anche due giorni fa, spero veramente mi diano una mano perché penso di meritarmela. Se sono arrivato fino a 29 anni ancora una piccola squadra è perché sono stato quasi tre anni fermo per un brutto incidente. Comunque non voglio fare pena a nessuno, spero veramente che chi capisce un attimo di ciclismo mi dia una possibilità. Prossimi programmi? Adesso facciamo il Beghelli, abbiamo avuto l'ufficialità proprio oggi che insomma è il giorno del mio compleanno, quindi ci hanno fatto un bel regalo, essendo noi Continent fino all'ultimo non sappiamo mai le gare che facciamo. E poi anche la Tre Valli, che è una corsa abbastanza impegnativa, insomma bella, si addice anche quella molto alle mie caratteristiche come percorso. Diego Ulissi, sei arrivato secondo mentre hai già vinto il Memorial Pantani, questa volta ti sei accontentato del secondo posto? Sì, diciamo, abbiamo fatto un ottimo test in previsione di domenica, le sensazioni sono buone e niente, visto che c'ero ci tenevo a vincere, però Zamparella ha fatto una grande volata nonostante sia tutto il giorno in fuga, aveva ancora grandi energie e niente, merito a lui. Comunque è una gara combattuta perché fino all'ultimo siete stati in quattro fino a che c'è stata la volata. Sì, grande applauso va a due ragazzi dell'Androni, Bernardo e Cattaneo, hanno fatto una grande azione in salita, poi
si può dire che hanno tirato tutto loro fino a qua, io ho tirato poco perché le direttive erano queste e niente, si meritavano la vittoria magari uno di loro due, però insomma vabbè, è andata così. Quindi adesso prossime gare? Adesso c'è il mondiale, poi qualche gara in Italia, finirò, ci sarà Lombardia e poi il Giro di Turchia, quindi ci sono ancora tanti appuntamenti. Eccoci qua con Marco Pantani nella quiete di casa sua, appena tornato dal suo favoloso Giro d'Italia. Un Giro d'Italia che lo ha lanciato nell'orbita dei grandi del professionismo. Ora tutti lo cercano. Attesa di fare questa intervista, Pantani ha dovuto rispondere a 5-6 telefonate nel giro di pochi minuti. E adesso è il mio turno. Marco. Un grande Giro d'Italia, ma tu lo avevi già in testa da un po' di tempo, di' la verità. Ma è chiaro che diciamo tutto quello che stavo facendo dall'inizio di stagione era improntato su questo Giro d'Italia. E era difficile anche per me crederci, però diciamo ci ho creduto, ho sempre fatto il possibile, mi sono allenato duramente alla vigilia del Giro, senza guardare diciamo le corse che mi aspettavano, mi allenavo, diciamo forse mi sono allenato anche troppo e sono arrivato al Giro determinato, sapendo che ci sarebbe stato una svolta per me questo Giro e che sarebbe era importante per me far bene, perché l'anno scorso avevo avuto qualche problema e quindi per me era come una rivincita, dovevo dimostrare diciamo a tutti, che quelli che mi credevano in me e quelli che non credevano, che avevo ancora qualcosa da dire. E ho fatto la prima parte del giro un po' forse con la pressione di non essere il capitano, sicuramente Chiappucci era il mio capitano, io l'ho dovuto, non dico frenare, però seguire una certa logica di corsa. E nella seconda parte, quando diciamo da Campitello Mattese, quando mi sono accorto di andare in salita come i migliori, hanno cominciato a crederci e a darmi un po' più di spazio. Nonostante la tappa cronometro. Sì, nonostante la tappa cronometro, dove io ho perso come mia abitudine tanti minuti, però diciamo nelle salite sicuramente non pensavo di poter fare quello che ho fatto, però la voglia di far bene c'era, la condizione era buona e sulle montagne appena ho avuto l'opportunità ho attaccato, diciamo dove si presentava l'occasione attaccavo, ho fatto credo tantissimi attacchi, dove c'era una salita scattavo e poi è arrivato il Mortirolo, diciamo ancora prima la tappa di Merano, dove ho vinto una tappa credo difficilissima, dove dietro ero braccato dalla squadra di Bugno e ho tenuto benissimo il loro ritorno. Hai sbalordito specialmente in discesa in quella tappa. Sì, forse i più intimi, i miei amici sanno che sono abbastanza spericolato e quando in queste occasioni qui credo che non bisognava guardare il pericolo, ma ho spinto a tutta, ho fatto una discesa credo abbastanza rischiosa. Però. Cosa hai provato sulla salita di Santa Cristina quando hai visto che il grande Indurain cedeva? Ma diciamo che io mi sono accorto di avere un'ottima gamba già prima della Pricca, e in salita andavo
Secondo me andavo come me andavano in pochi in questo giro. Ho attaccato sul Mortirolo, battendo il record della scalata del Mortirolo, che era di chioccioli di 1 minuto e 15 secondi, quindi credo di essere andato fortissimo su questa salita. Diciamo che è venuto questo scontro diretto tra me e Berzin, una volta che si sono staccati tutti abbiamo fatto un testa a testa per qualche chilometro fino a che ha ceduto e poi io mi sono lanciato verso la Pricca, poi a un certo punto della corsa è venuto Indurain si era riavvicinato nella fase di pianura, io l'ho aspettato sotto consiglio di Martinelli, il mio direttore sportivo, e poi sull'ultima salita, quando ho visto che secondo me Indurain non poteva tenere il mio passo, ho allungato e poi si è visto che in pochi chilometri ho guadagnato su tutti, dimostrando di essere fresco e di andare più forte di loro in salita. E forse se succedeva la stessa cosa anche nella tappa dell'Isoard, forse Pantani vinceva il giro, cioè se Indurain fosse andato un po' più forte e fosse riuscito a staccare Berzin in salita, magari tu potevi attendere Indurain e poi in due sareste andati all'arrivo e poi quel giorno non avresti neanche avuto bisogno di staccarlo perché gli eri già davanti in classifica. Ma sicuramente Indurain sarebbe stato, se fosse stato attaccante in questa situazione, sarebbe stato per me favorevole, però bisogna anche pensare che la tappa dell'Isoard era una tappa sì durissima, però era forse una tappa all'incontrario. Sì, doveva iniziare da dove arrivava. Sì, anche perché era impossibile, cioè le salite dove io avrei potuto fare il vuoto erano il Colle dell'Agnello e l'Isoard, che erano le vere salite. Le altre erano salite, non dico da 53, però salite dove campioni come Indurain, Berzin e tutti i migliori, e difficilmente si riesce a fare il vuoto, e se si riesce ci sono pochi distacchi, e quello che si poteva fare io ho provato a farlo, ho attaccato sull'Agnello, le ho staccati, gli ho dato 2 minuti in una salita come il Colle dell'Agnello, e sicuramente se ci fosse stato l'arrivo sull'Isoard o addirittura sull'Agnello, Berzin avrebbe dovuto tremare per tenere quella maglia. Senz'altro, infatti io ho avuto in questi giorni alcune discussioni con amici, giornalisti, e alcuni dei quali dicevano che tu avevi sbagliato quel giorno, ma invece io penso che l'unica possibilità per te per vincere il giro era quella, e con me sono d'accordo naturalmente anche parecchi colleghi. E siccome davanti c'era una fuga che era stata un po' lasciata andare, se io avessi trovato il compagno davanti e avessi trovato collaborazione nella fuga, e anche se c'era molto vento contrario, si sarebbe potuto fare qualcosa di più. Che poteva essere buona ora se avesse avuto l'intenzione di tirare. Ma forse più che buona ora sarebbe stato Pulnikov, che invece è rimasto quasi tutto il giro sulle ruote, però è difficile entrare nella testa dei compagni. Quindi, ma forse io più che la collaborazione dei miei compagni, io pensavo. Io lo attacco sull'Agnello e sicuramente la squadra è costretta a lavorare, la squadra di Berzin e Argentine, compagni si sarebbero logorati per inseguirmi, e poi a un certo punto io pensavo che entrava in scena Indurain e attaccava Berzin non per isolarlo, perché ma sarebbe stato sufficiente che ci fossimo trovati noi tre o noi inserissi anche qualche altro corridore, però senza che ci fosse stato di mezzo un compagno di squadra che avrebbe potuto aiutarlo, e quindi si sarebbe avuto più uno scontro diretto, che dopo nelle altre due salite e nel tratto che portava all'arrivo si sarebbe potuto fare degli attacchi combinati io e Indurain, quindi lui doveva rispondere di prima persona e sicuramente uno dei due avrebbe guadagnato da questa situazione. Bene, perciò una tattica sicuramente azzeccata la tua di quel giorno, invece il compagno giusto di squadra l'ha trovato
non per sminuire i tuoi che hanno fatto anche loro il loro dovere, ma il compagno veramente forte l'ha trovato Berzin, che praticamente lo ha aiutato per tutta la tappa fino a metà salita finale. Ma è chiaro che Argentin è andato fortissimo e si è trovato nella situazione di difendere una maglia e credo che sia stato determinante, però purtroppo queste sono le corse, bisogna fare i conti anche con non solo con la maglia, ma anche con i compagni, che è una cosa normale. Io da parte mia posso dire che la carriera Tassoni non è che non sia stata presente come squadra, la carriera credo che sia stata una squadra, non dobbiamo dimenticare non che per niente avete vinto la classifica a tempo per squadra. Sì, abbiamo vinto la classifica a tempo per squadra, abbiamo visto un Chiappucci che nella seconda parte si è rigenerato, è riuscito a riprendere un po' fiato, è arrivato poi ancora quinto in classifica e credo che abbia fatto un buon giro, mi ha consigliato in certi momenti e quindi credo che la carriera Tassoni abbia fatto tutto quello che si poteva fare per vincere questo giro. Ovviamente non bisogna dimenticare che questo Berzin sta andando fortissimo, tutti stanno dicendo ma Indurain è andato sottotono, non è andato come doveva, ma Indurain non dimentichiamo che il cronometro che ha fatto è andato sempre forte, perché la cronometro di Follonica ha fatto i 51 di media, quindi... No, ma bisogna dire che se al giro non ci fossero stati Pantani e Berzin, Indurain avrebbe vinto il giro con 7 minuti, perciò sarebbe stato un grande Indurain, saremmo qui a elogiare un grandissimo Indurain. Comunque, niente, complimenti per questo gran bel Giro d'Italia, ma più che del secondo posto, che è sempre un risultato di grandissima importanza, bisogna mettere in evidenza questo fatto, che sì, adesso tutti parlano di un gran bel Giro d'Italia, un gran percorso azzeccato, ma se non c'era Marco Pantani, solo Marco Pantani, e qui Berzin non c'entra, io penso che avremmo assistito a un giro piuttosto noioso, perché dopo la tappa di Campitello Matese penso che Berzin attacchi non ne avrebbe fatti più, la stessa cosa Indurain, perché forse non si sentiva al meglio, eppure può darsi che avrebbe anche provato ma non staccava Berzin, e penso che senza Marco Pantani il Giro d'Italia sarebbe stato un giro come tutti gli altri, mentre invece le imprese di Marco Pantani hanno riportato il ciclismo a tempi eroici, tempi che ormai parecchi non si ricordano, parecchi non hanno vissuto, perciò grazie a Marco Pantani, il quale ora è atteso da tante corse, avrà modo di rifarsi, avrà modo anche di battere Berzin in qualche corsa a tappa, e adesso c'è il Giro di Francia, almeno ho sentito dai giornali che c'è il Giro di Francia. Con quale spirito lo affronti e soprattutto con quale impegno? Ma l'impegno è chiaro che quando si vanno a disputare queste corse a tappe deve essere al massimo, però credo che per quanto riguarda diciamo la ricerca del risultato non sarà come il Giro d'Italia, io andrò per fare esperienza, per vedere un po' come ci si muove in questa grossa corsa a tappe, perché mi potrà servire nel futuro, diciamo quest'altro anno ancora, per andare a disputare questa corsa magari per vincere e per far bene in classifica, però diciamo che ci vorranno bisognerà prenderci le misure, quindi bisognerà vedere come si corre, come imparare un po' tutte le cose che bisogna imparare in questa corsa, e andrò per dare una mano a Chiappucci sperando che vada forte e magari se mi capiterà l'occasione che la condizione sarà buona sicuramente tenterò di fare una bella tappa in montagna però credo che i miei tifosi non mi devono aspettare a questa corsa perché non che non la sento, però credo che sia un po' troppo presto a 24 anni fare due corse come Giro e Tour di questo spessore
diciamo nell'elite, Berzin ad esempio non vi partecipa neanche. Credo che quando si hanno 30 anni si possono anche disputare tutti e due, ma a 24 anni, anche pensando a che alla stagione io dell'anno scorso ho dovuto quasi interrompere metà stagione, quindi il mio fisico sicuramente deve ancora avere degli adattamenti, deve abituarsi a certi sforzi. Credo che dopo aver fatto un giro d'Italia a questi livelli, anche se il tour non andrò lì per fare classifica, credo che al mio fisico faccia più che bene. Credo che bisogna lasciarci un po' di respiro, lasciarlo crescere, e se si vuole, se non ci si vuole bruciare, penso che sia importante fare i passi non più lunghi della gamba. Bene Marco, hai tutte le ragioni, io sì, anche parlando con amici tutti erano d'accordo che sì, fai bene fare questo Giro di Francia, ma con l'impegno dovuto e soprattutto per fare esperienza. 24 anni, hai ancora 8 e ti auguriamo anche 10 anni di carriera davanti, perciò hai tutto il tempo per fare meglio di quello che hai fatto, anche se quello che hai fatto è stato grandissimo. Per questa sera è tutto, ma prima di lasciarvi vi voglio ricordare che in questi giorni si stanno svolgendo i mondiali di ciclismo in Norvegia. La giornata clou sarà sabato 23 con in gara gli elite uomini. Inoltre vi voglio ricordare appunto che è stata confermata Gerusalemme come città di partenza per il prossimo Giro d'Italia. E quindi è tutto, auguro a tutti buona serata e vi do appuntamento a mercoledì prossimo.